della salsa, condimento di focaccia e panzerotti, in coppia con la pasta e perfino in un binomio inedito con il gelato. E poi al collo come monile, tra i capelli in acconciature creative, ho stampato su simpatiche t-shirt. Dalla cucina alla moda, dalle tavole alle acconciature, ce n'è per tutti i gusti a Puma Nostra, la 3 giorni di eventi pensati per accompagnare alla riscoperta del principe della dieta mediterranea e dei nostri orti. Rinomate aziende del territorio e associazioni locali insieme per valorizzare il patrimonio locale fatto di tradizioni da salvaguardare e prodotti genuini da promuovere. Un progetto ambizioso nato da un'idea, quella di Wicom Associati, che ha potuto contare sul patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e del Comune di Castellaneta e sulla collaborazione delle associazioni Sconvolgiamo Castellaneta, Officine Culturali, Amici delle Gravine, Castellaneta Evolution Orti Condivisi, nonché dell'Infopoint e delle Proloco Domenica Terrusi e Rodolfo Valentino. L'obiettivo innanzitutto è quello di riuscire a mettere insieme attività commerciali, attività produttive per cercare di implementare nuove strategie di business e anche cercare di dare un'impronta su quello che è il nostro prodotto, cioè il valorizzare soprattutto i prodotti del nostro territorio. Quindi ci serve soprattutto per cercare di far capire sia dal punto di vista squisitamente commerciale che soprattutto dal punto di vista culturale che la nostra realtà può essere all'altezza di realtà ben più consolidate facendo riferimento a tutti quelli che sono gli elementi presenti anche in questa iniziativa, cioè che hanno come cardine comunque il pomodoro e quindi tutte quelle che sono le sue declinazioni sia dal punto di vista gastronomico che dal punto di vista squisitamente storico e culturale. Ed ecco che nel villaggio realizzato appositamente in Piazza Europa Unita i visitatori hanno fatto un tuffo in un passato non troppo lontano, quando fare la salsa significava riunire la famiglia attorno ad un evento che sposava la tradizione e l'attaccamento al territorio. E dalla tradizione alla gastronomia il passo è breve, con le prelibatezze preparate dallo staff targato Fratelli Staffieri e dagli chef Graziani Chiarico e Filippo Perilli, due piatti diversi che hanno un comune denominatore, la rivisitazione di pietanze tradizionali come la crudaiola e la cialledda, che si trasforma esaltando il gusto del pomodoro, della cipolla e del basilico. Ed è proprio la trasformazione, il filo conduttore dell'evento, che lascia il pomodoro come ingrediente principe in cucina e lo ritrova sotto forma di monile nei gioielli firmati Michele Gaudio Monte, esposti insieme ad alcuni degli abiti delle sue collezioni in una suggestiva mostra all'interno della chiesetta di Santa Chiara. Sì, perché anche il centro storico è stato coinvolto da Puma Nostra, con la riapertura della sede storica della Proloco e le visite guidate a cura degli Amici delle Gravine di Castellaneta, alla scoperta dei tesori nascosti della Castellaneta sotterranea. Storia, cultura, gusto e musica con il villaggio gastronomico che in serata si è animato con balli e musica richiamando grandi e piccini. Abbiamo pensato ai bambini, abbiamo pensato soprattutto alle famiglie e questo grazie all'intervento di più associazioni, perché abbiamo cercato di mettere insieme le associazioni di Castellaneta che si sono occupate ognuno con il proprio specifico ramo di competenza, definiamolo così, in quelle che sono poi le attività che si sono svolte sia qui in quello che è lo stand dedicato proprio a questo evento, che per quanto riguarda le iniziative collegate, cioè le iniziative satellite collegate a questa straordinaria iniziativa. Possiamo pensare ad una seconda edizione l'anno prossimo? Io spero di sì. Devo dire che è abbastanza complesso cercare di tirar su un prodotto del genere, perché vabbè, questa è la prima edizione, quindi c'era la necessità di capire più o meno cosa potesse funzionare e cosa effettivamente poi in futuro bisognerà ulteriormente potenziare. Chiaramente io devo ringraziare soprattutto l'amministrazione comunale, che si è spesa fino all'ultimo minuto per cercare di risolvere diversi problemi
Ringrazio Giovanni Gugliotti perché si è messo veramente a disposizione sia dell'associazione che a disposizione di questa iniziativa, Anna Rita De Torre, tutte le associazioni, perché davvero c'è stata una bella collaborazione con tutti quanti per cercare di fare in modo che queste iniziative in futuro possano essere sempre più coinvolgenti.